Ben ritrovati qui su Radio Rossonera, seconda puntata di Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buona serata a tutti, buona serata. Siamo nella settimana di Napoli-Milan, partita che sarà fondamentale per il percorso rossonero, arbitrerà Orsato. Ma andiamo alla prima domanda di oggi che Carlo ti rivolgono i nostri tifosi, ti chiedono... Proprio riguardo Napoli-Milan, quante chance ci sono di vedere Ante Rebic titolare a Napoli? Bah, direi non tante. Non tante perché il giocatore in questo momento non è nella sua migliore condizione psicofisica. Probabilmente è il famoso cane che si morde la coda. Non entra nella sua migliore condizione perché non gioca. Non gioca e quindi non riesce a entrare bene in sintonia con il momento rossonero. Quindi è difficile. Penso che l'unico dubbio, io l'ho a destra, lo dicevo anche ieri, bisogna vedere le condizioni di Romagnoli e solo gli ultimi allenamenti ci diranno se possa essere recuperato. Mentre per quello che riguarda a destra, c'è sempre, di solito c'è il ballottaggio, io credo che Calabria giochi lui a destra in difesa, c'è il ballottaggio Messias e Lemaker. Ma attenzione, non ho notizie in questo senso, è una mia, quasi una mia speranza, che possa essere secondo me il giocatore che sa unire la classe di Messias alla vivacità di Selemekers, che potrebbe essere Florenzi. Ma per quello che riguarda Rebic, mi sembra che siano scarse oggi le possibilità. Già, sembrano molto scarse anche a me. Passiamo al mercato, Carlo. Ti chiedono, la trattativa per portare Renato Sanchez al Milan, quali ostacoli secondo te potrebbe incontrare? Bah, innanzitutto il discorso economico è sempre molto importante. A me hanno parlato di improbabilità che venga Renato Sanchez. Ah, è un giocatore che a me è piaciuto moltissimo nel match tra il Chelsea e il Lille. Vivace, presente, un giocatore da San Siro. A me dicono un po' improbabile. Non so se sia per una questione di costi, se per una questione magari di altra tipologia di giocatore, ma io lo vedrei anche come numero 10, il nostro caro Renato Sanchez. In questo momento non dico no, assolutamente. Per esempio, a volte mi chiedono di Belotti. Ecco, Belotti dico sempre che da quello che mi risulta è no, e invece per quello che riguarda Renato Sanchez qualche possibilità la tengo sì, sempre viva, però mi dicono improbabile il motivo, ma magari hanno qualche dubbio visto che ha fallito la prova di Monaco di Baviera, non tanto sul piano della qualità ma magari sul piano dell'ambiente, dell'ambientamento, magari temono qualcosa, ma non ne ho la più pallida idea perché mi dicano improbabile. Quindi non è così fatta, tra virgolette, come per no, Botman. No. Ti dico un altro nome che mi avevano fatto, Gravenberg, il giocatore dell'Ajax, giocatore molto forte, sì, che ricorda un po' Pogba, anche quello mi hanno detto di no. Così cominciamo, poi mi piacerebbe dire qualcosa di sì. Di sì. Cominciamo a tenere Botman, poi vediamo i nomi. Esattamente. Sempre non tanto sui nomi ma su tue idee future, ti chiedono se dovessi scegliere tra investire una cifra importante su un esterno destro o una punta molto forte, cosa sceglieresti? E in questo momento scelgo la punta perché quello è... L'altro giorno, non so se tu hai sentito Beatrice e magari qualcuno non l'ha sentito, la conferenza stampa di Antonio Conte una decina di giorni fa ha ricordato una frase di Pantaleo Corvino. Attenzione, un po' esagerata. Si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante. Ecco, quindi... No, tu devi dire no, non è sì, e tu devi dire come donna è no. Però è una scelta importante quella lì, esatto. Allora, indipendentemente dal discorso che ha un po' estremizzato il direttore sportivo, uno dei più bravi e preparati del panorama italiano, però l'attaccante, il portiere e l'attaccante sono ruoli fondamentali. Poi la fascia destra, chiaro, anch'io penso che bisogni sia necessario rafforzarla, però io credo che bisogna andare a trovare l'attaccante e non è facile. Oggi sul mio canale YouTube c'è Carlo Laudisa parla di una un'ipotesi, uno scenario, non ci sono niente di sicuro, di Scamacca, sì. Anche perché
e chiudo, gli amici che ci seguono devono sapere una cosa. Gli italiani servono, ma non perché siamo italiani, e ovviamente ci fa piacere avere un giocatore italiano, ma anche per la lista UEFA. Ci sono certo, dei parametri precisi, non si possono prendere troppi stranieri, ma servono anche gli italiani. Vediamo se poi Scamacca sarà solo un'ipotesi, uno scenario, una suggestione o una notizia. Carlo, grazie mille, l'appuntamento è domani alle ore 16 con Pelle Rossonera. Grazie. Certo, domani, salta domani l'appuntamento alle 19, per questo appuntamento filo rossonero ci diamo appuntamento lunedì.